Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone, ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: Pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è molto tormentata da un demonio. Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando. Egli rispose: Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: Signore, aiutami. Ed egli rispose: Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. È vero, Signore, disse la donna, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le replicò: Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri. E da quell'istante sua figlia fu guarita. Donna, grande è la tua fede. Gli apostoli non vogliono affatto interessarsi della donna che urla loro dietro, che fa la sceneggiata. Sono solo in imbarazzo, vogliono disfarsene al più presto, come capita anche a noi oggi, quando siamo assillati da qualche mendicante e lo liquidiamo con una monetina. Gesù no, non è così. Gli sta a cuore questa donna, se ne vuole occupare, non la vuole liquidare, né tantomeno esaudire confermandole la sua falsa idea di Dio. Ha un problema enorme questa povera donna. La sua amata figlia giace ammalata. Allora scuote Dio, scuote i santi, gira tutti i guaritori di cui ha sentito parlare, anche quell'ebreo di passaggio nella sua città. Ma lei sta a cuore a Gesù che vuole farla diventare discepola. E per farlo ricorre ai mezzi forti. La ignora e la provoca. La invita a riflettere. Per quale misteriosissima ragione Gesù dovrebbe occuparsi di lei? Prima si deve occupare dei suoi figli, dei suoi discepoli. Quanto ci assomiglia questa donna che prega solo per ottenere un miracolo. Gesù è diretto e scortese, ma lei non reagisce male, anzi, ha ragione il Signore. Ma anche i cani si cibano delle briciole. Bene, ora questa donna è pronta a diventare discepola. Bello veramente questo brano del Vangelo, in cui Gesù ci provoca. Lasciamoci provocare da ogni parola, da ogni pagina del Vangelo. Gesù premia la forza e la determinazione, la grande fede di questa donna. Anche noi possiamo dire oggi: Signore, dammi una fede adulta, aumenta la mia fede e fa che possa essere davvero un tuo discepolo nel mondo. Buona e santa giornata, Dio vi benedica.